Ciao ragazze, oggi nuovo video tutorial e questo è un tutorial che mi ha richiesto una ragazza su Facebook. Mi ha mandato una foto di Kim Kardashian e praticamente mi ha chiesto se potevo fare un trucco ispirato a questa foto. Però la foto, ecco, era di profilo e il trucco si vedeva poco perché lei ha sempre queste mega ciglia finte lunghissime, quindi non si vedeva niente. Però solitamente ho capito bene o male un po' come si trucca Kim Kardashian con i toni del marrone. Non è neanche un po' questo il trucco che ha lei nella foto, perché lei l'ha molto... Si vede che comunque non lo porta troppo su, io l'ho voluto portare su perché è stato un trucco che ho fatto qualche sera fa e mi è piaciuto tantissimo. E niente, ho pensato che fosse anche andasse anche bene per una richiesta che mi ha fatto un'altra ragazza, che mi ha chiesto un make up che doni agli occhi scuri. Secondo me questo sta benissimo con gli occhi marroni scuri. Quindi niente, ho usato il bronzo, il dorato. Nella parte finale del video vi faccio vedere anche come fare il contouring, ma vi dico già da adesso che non sono capace. Quindi se guardate questo video, perché dal titolo avete letto più contouring, mi dispiace, ci ho provato ma non ci sono riuscita. E niente, ma volevo salutare anche una ragazza che me l'ha chiesto su Facebook, Assunta, ti mando un bacio. E niente ragazzi, io spero che il tutorial vi piaccia, vi lascio le foto al video, vi mando un bacio. Ho già steso su tutto l'occhio, sia sopra che sotto una base, ho sempre usato questa qui dell'Essence, la Color Arts. E adesso vado a prendere questo long lasting della Kiko, questo è lo 05, questo colore che io sto adorando, molto glitterato, spero si veda perché ho la luce puntata addosso perché fuori sta facendo buio e l'unico momento libero che avevo per girare il video era questo, quindi lo sto facendo ora. E lo vado a mettere su tutto l'occhio e poi lo vado a sfumare con il dito. Sopra vado a prendere la Naked, questa è la Naked 1, e vado a mettere Smog, che è questo colore che io adoro personalmente, cioè un colore veramente particolare, un misto tra un marrone, un bronzo, un dorato, molto bello, e lo vado a stendere con il pennello della Elf, questo qui, un pennello un po' cicciotto che mi permette di tamponarlo bene, e uso questo qui, lo vado a mettere soprattutto il long lasting appena messo. Come avrete visto l'ho portata anche un pelino nella piega, perché adesso con il 2.17 di MAC, un pelino della sfumatura qualsiasi va benissimo, vado a sfumarlo, porto verso l'alto e verso l'esterno. Nell'angolo esterno vado a mettere con un pennello più piccolino, io uso questo qui di Essence, un ombretto nero opaco, io prendo il Sirius dalla The Balm, e ne vado a mettere un pizzichino proprio nell'angolo esterno e poi vado a sfumare il tutto con il 2.17 di MAC sempre. Sotto l'arcata sopraccigliare vado a mettere un correttore, io uso lo Stay All Day di Essence, un correttore chiaro. Nell'angolo interno prendo Virgin, che è questo rosa satinato sempre della Naked, con un pennello più piccolino, io uso questo qui della Royal, lo vado a mettere nell'angolo interno, nella parte sia sopra che sotto. Ora prendo un pennellino ancora più piccolino, io uso questo qui di H&M, che è proprio piccolo piccolo piccolo, e vado a prendere sempre Smog e lo metto dall'angolo esterno nella parte inferiore fino ad arrivare dove avevo messo il bianco. Eyeliner, vado a prendere quello in gel dell'Essence, questo è quello nero, con un pennello angolato d'eyeliner, questo è della Royal, e vado a metterlo sia nella rima interna, facendo tutto il giro, se riuscite anche a metterlo nella parte superiore interna, io purtroppo ho questo grave limite di non riuscire a metterlo, e poi faccio una righetta sopra molto sottile e la porto un pelino all'esterno, ve la faccio vedere di qui, così vi rendete conto un attimo di che cosa sto parlando, vedete, molto sottile, attaccata alle ciglia e portata un pelino all'esterno.
senza però metterla anche nella parte inferiore. Mascara, vado a mettere questo qui della Debbie, che è il Volume Experience, sia sopra che sotto, e il top coat volumizzante della Kiko. Lei ha le ciglia finte, io non le metto perché non mi va, e poi non, a me non piacciono particolarmente, quindi vado a mettere soltanto mascara. Ok, appena si è sciolto il mascara sono andata anche a pulire un pochino la parte inferiore con una salviettina struccante, perché c'era stata un po' una caduta libera di brillantini, e niente, adesso stiamo a mettere blush rossetto. Rieccoci qui, allora... Passiamo ora a fare la base. Allora, io ho già messo il fondotinta, il correttore, il fondotinta ho sempre messo questo qui di Chanel, di Clarin, che voi non vedrete che sarete accecate, e ho messo il correttore sulle imperfezioni, ho usato il MAC, NW20, e adesso la ragazza che mi ha fatto vedere la foto di Kim Kardashian mi ha detto che piacerebbe imparare a truccarsi come lei e a fare il contouring come lei. Ora, forse ho scelto la persona sbagliata, nel senso che io non sono capace a fare il contouring, purtroppo. Mi piacerebbe imparare, ma non mi ci sono neanche mai applicata troppo. Ecco, mentre magari con le ciglia finte non sono capace, ma ogni tanto provo a applicarmici, il contouring non ci ho mai provato, perché non credo sia una cosa che a me servirebbe moltissimo. Ecco, forse un pochino il naso, ad assottigliarlo un po', perché ce l'ho un po' patata. Le guance, gli zigomi, vabbè, insomma, sono le mie. Quindi, voglio provare con voi a fare il contouring e vedere se c'è qualche tecnica facile, anche per chi... non è capace come me per riuscire a fare qualcosina. Ripeto, non l'ho detto, però ve lo dico, non sono bianca come sembra, ho la luce, sono più che altro di questo colore, ecco, sono più sana, cioè non sono un vampirino. Ecco, adesso sono troppo. Vabbè, passatemi questo colorito poco sano, insomma. Anche i capelli, cioè, ho solamente asciugati, sono i miei capelli naturali. A parte, devo rifarmi già la tinta perché sono già diventati marroni. Comunque, allora, contouring, cosa serve? Una terra, un ombretto opaco, marrone, sottotono freddo. Io ho questa qui di Essence, la Sun Club, quella più chiara, la 01 Natural, ma volendo andrebbe molto bene se avete la Naked Back, per esempio, che è un marroncino molto chiaro opaco, oppure volendo anche... questo qui della Nutitude, che è Sultry. Insomma, un marroncino opaco. Il contouring a cosa serve? Il contouring serve, diciamo, a... detto in parole povere, da quello che ho capito io guardando altri video, magari andate a vedere qualche video di Clio, di Giuliana, che sicuramente ve lo sanno spiegare molto meglio di me, perché io ve lo spiego da amica, insomma, da una che ha appena imparato, comunque cercato di capire una cosa, cerco di rispiegarvelo, a modo mio, naturalmente. Mentre il contouring serve a, diciamo, a scolpire il viso, a nascondere dei difetti, per esempio va messo qui per far risaltare più lo zigomo, quindi a creare una zona d'ombra che vada a enfatizzare lo zigomo, ai lati del naso per rendere un naso un po' più grandicello, un pochino più piccolo, sulle tempie per far sembrare una fronte alta più piccolina. Ecco, magari a me sulle tempie un po' servito. Allora, io oggi voglio provare con, non con la tela, ma con BAC. Praticamente io userò questo pennellino, questo era un pennello da sfumatura, il mio primo pennello da sfumatura, non so chi mi segue da tanto se lo ricorda, che poi, cioè lì per lì non è male, io l'ho usato tipo per 2 anni, quindi tranquillamente si può usare, ecco, io riesco a usare qualsiasi pennello voi mi diate in mano, io riesco a usarlo anche per sfumare volendo, non benissimo magari, ma ci si prova. È un pennello da sfumatura, solo che appunto avendo comprato quello di MAC, avendo quello della Everyday Minerals, questo l'ho accantonato totalmente perché non mi piaceva più, ecco, era un po' troppo, vedete, si è tutto sformato, è diventato così. E quindi magari lo uso per applicare un po' il correttore più leggero, magari quando capita, per farci un po' di contouring. Quindi adesso lo vedremo insieme come possiamo farlo. Ho visto dalla foto che mi ha mandato questa ragazza di Kim Kardashian che lei ha un contouring molto, molto accentuato qui, sullo zigomo, per far risaltare appunto la guanciotta. Allora, vado a prendere BAC dalla Naked con il pennello. Proviamo. Crociate le dita per me, se no faccio una figuraccia in diretta. Non lo taglierò, vi farò vedere tutto, anche la linea che mi farò a breve qui in netta. Ok, tolgo l'eccesso perché non voglio sembrare... Ok, dopo aver preso il colore sul pennello, mi sa che si è... perché si è scaricata la macchietta, ma me ne sono accorta
un pochino dopo, non ho ancora iniziato, però stavo intanto parlando di tutto e di niente. Allora, ho preso il colore e l'ho messo un po' sul pennello. Iniziamo, proviamo questa nuova cosa. Allora, da quello che ho capito io, il contouring andrebbe fatto da dove sentite l'osso qui sotto, praticamente, in linea d'aria dove c'è qui l'orecchio, fino a dove non sentite più l'osso, quindi qui inizia la guanciotta morbidosa, fino a qui praticamente, quindi il pezzo dove c'è l'ossetto. Volendo potete fare anche la bocca a pesce, come molte fanno. Vedete che vi segna proprio il pezzo dove dovete fermarvi. Io la cosa che vi consiglio magari è di portarlo bene anche verso i capelli o verso la parte un po' più alta, perché da far sembrare così l'effetto più naturale. Ok, tolgo dal pennello l'eccesso e inizio a sfumare. Io, lei ce l'ha molto netto, a me sinceramente troppo netto non piace, quindi lo andrò a sfumare bene. Io non so quanto si vedrà. Sembra che ho visto più fino? No. Commento un altro pochino di... Perché, lo sapete qual è il problema? Io qualche volta ci ho provato, però non vedendo poi i risultati... Non è che Dio debba fare miracoli, insomma, deve farmi un viso perfetto, angelico e ipersecco e magro, insomma, un minimo. Invece no. Vado a mettere anche un po' qui sulle tempie. E un po' al di sotto del collo. Per far sembrare il viso più fino, insomma. Proviamo a farlo anche un po' vicino al naso, va? Sul naso un po' l'effetto si vede, perché ho cambiato, adesso ho provato a usare la terra, perché Bach non mi piace tantissimo come effetto. Vabbè, dai. Lo vado a fare anche di qua e poi ci rivediamo. Boh, voi direte, ma non c'è niente? Vabbè, io ci ho provato. Apprezzate lo sforzo, almeno. Allora, sulla foto lei non mi sembra abbia un blush che si veda molto, ma ha le guance molto luminose. Quindi vado a mettere questo blush, che è di Essence, era quelli là con due cerchietti, questo è lo 04 Best Friends, quindi il pennello da blush di Essence. E sfumo poi bene insieme alla terra che abbiamo messo per evitare che si crei uno stacco. Ok, vado a mettere anche un po' di illuminante, perché lei ha queste guance molto luminose. E andiamo a mettere questo di Kiko, questo è lo 02 che era uscito qualche tempo fa. E lo vado a mettere sugli zigomi, quindi qui, se riesce a uscire sempre, eccolo, è uscito troppo. Sugli zigomi, quindi qui intorno. Sul naso. E sul mento. Ok, sulle labbra secondo me lei è solamente un gloss molto chiaro, quindi ne vado a mettere uno sul rosato, ma veramente trasparente. Vado a usare questo di Kiko, non so dirvi il numero perché si è cancellato, quindi comunque un rosa senza glitter.
Lo so, non assomiglio neanche un po' a Kim Kardashian, però ci ho provato. E niente, ragazzi, quindi io spero che il video vi sia piaciuto. E niente, io spero che piaccia anche alle ragazze, me l'ha richiesto naturalmente. Vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao ciao!